Ciao a tutti, sono qui con il decimo mini album degli SF9 Rumination, questa versione Blood, cioè quella rossa. C'erano tre versioni per questo album, però io l'ho presa random e questa è quella che mi è capitata. Inizio a togliere questo album degli SF9. Mamma mia! Allora, qui abbiamo queste cosine. Tra l'altro oggi è Pasqua. Auguri ragazze e ragazzi! Sì, allora tolgo le photocard. Infatti, oggi farò gli ultimi unboxing che mi mancano, tipo dei vecchi album. Questo qua è uscito penso 3 mesi fa. Io l'avevo ancora lì da fare unboxing. E poi farò il video d'aggiornamento della mia collezione di photocard, che ne ho un sacco. E vedo se riesco a fare anche altri video, visto che comunque sono a casa in vacanza 4 giorni, cioè nel senso 4 giorni. In realtà sono a casa solo lunedì perché è Pasquetta. Basta, vabbè. Comunque, questo è il fronte. Qui abbiamo il retro, qua ci sono le tracce, mi piacciono un sacco. Ok, adesso ve lo faccio vedere. E comunque sì, questo era uno degli album che mi sono arrivati un sacco di tempo fa e non avevo ancora fatto unboxing. Piace un sacco questo concept. Tra l'altro la versione mi è arrivata random, ma questa qui rossa era quella che mi piaceva di più, quindi mi è andata anche bene, diciamo. Mamma mia! Questa foto, io spero che si veda bene perché fuori c'è una luce strana. In casa mia è sempre buissima. Ragazza è illegale. Illegale. Ho visto uno dei suoi ultimi drama, mi pare quello storico, che adesso non mi ricordo il titolo. Bellissimo. Veramente, veramente bello. Ui. Suo. Fotobook è pazzesco! Mamma mia! Mamma mia, oh Gesù, William è uno dei miei bias. Mamma, che illegale, che illegale. Cioè, non si può, non si può. Strano, ha un capezzolo, è vero che possono farlo vedere. Non possono farne vedere due, che poi non ho mai capito sta cosa, però ok. Cioè, uno sì, ma due no. Che strani che sono. Ah, belle le scarpe. Che figata assurda. Mamma mia. Ok, crediti. Qui abbiamo il CD, che al contrario. Eccolo qui. Mamma, è già il decimo mini album, ragazze. Allucinante. Vabbè. Comunque, allora, questo era il photobook. Adesso vi faccio vedere tutte le cose che ci sono all'interno. Ah, c'è questo che è da scannerizzare dietro. Che non sto lì, penso di sì. E, credo sia un Moment of Artist. Un messaggio, penso. Comunque, questo.
abbiamo una postcard che non c'è scritto dietro di chi è, quindi vediamo. Tre, credo sia random, in realtà non lo so. 3, 2, 1. Oh, ho trovato in song. Come sberluccica. Sei bello! Sapete che mi ricorda un sacco lui, non so perché me lo ricorda, però vabbè. Adesso non mi viene più in mente che mi ricorda, pazzesco. È Do Yan dei NCT 127, ecco che mi ricorda. Boh, è molto simile. Ok, ho trovato in song e poi... No! Ragazze, ce l'ha... Ho trovato Yang! Oddio, la transparent card qui, come cacchio si chiama? Tutto Yang! Ecco, lui è uno dei miei due, tre bias. Mamma mia! Illegale. E la photocard che copre il retro, perché mi sa che c'è il nome. Oh, ho trovato Young Bean! Che carino! Sì, c'era il nome. Young Bean. Bellissima sta photocard. Che piccolo! Bene, ho trovato tre membri diversi, non mi sembra vero, di solito trovo tutto di uno, vabbè, comunque. Bellissimo! Per questo unboxing è tutto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!